Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Siamo ritornati dopo l'incontro di stamani dedicato alla seduta del Consiglio Comunale aperto sulla... Non funziona? Devo parlare più vicino, non capisco come mai sta così basso. No, no, è acceso. Boh. Questo è rotto. Vabbè, starò così. E dicevo benvenuti e buon pomeriggio a tutti quelli che hanno ritenuto interessante oggi partecipare a questo incontro sui 70 anni della nostra Costituzione. È un appuntamento organizzato dall'amministrazione comunale, dall'archivio storico di Piombino e dall'Istituto Storico per la Resistenza e la Storia dell'Età Contemporanea di Livorno, Istoreco di Livorno, e quindi con me ci sono Gabriele Cantù, vicepresidente di Istoreco, che rappresenta anche stamani, insieme alla professoressa Elena Bindi, alla seduta del Consiglio Comunale aperto dedicato a questo tema. Alla mia destra, alla mia sinistra, il professor Gianluca Fulvetti, dell'Università di Pisa, ricercatore di storia contemporanea, presso l'Ateneo Pisano, appunto. A me compete non appesantire, ma solo, presentare il senso dell'iniziativa di stamani e di oggi pomeriggio, la scelta di dedicarla alla cittadinanza e con particolare, riguardo alla scuola, ai docenti, agli studenti, per un tema che è non solo di estrema attualità, la discussione sulle sorti della Carta Costituzionale a 70 anni dalla sua stesura, in una fase di fortissime trasformazioni. Io non uso la parola cambiamento, che mi sembra usata e abusata a sproposito da tutte le parti. Il cambiamento è in re ipsa, come si dice, ogni giorno avviene un cambiamento anche nelle nostre strutture cellulari. Il tema quindi non è il cambiamento, ma è la capacità, quando si affrontano questioni che riguardano i processi storici, la loro evoluzione, la loro genesi e i loro punti di approdo, quando si affrontano per esempio come sarebbe molto importante la fase attuale di transizione da forme della democrazia fin qui conosciute ad altre, non soltanto in Italia ma in tutto l'Occidente e nel mondo. Sarebbe appunto, dicevo, importante rendersi conto delle fasi di trasformazione dei vari segmenti istituzionali, sociali, delle relazioni economiche fra gli stati all'interno delle società, delle relazioni economiche, politiche e militari fra nazioni e fra per esempio chiamiamole così, coalizioni continentali, quindi grandi blocchi da una parte. L'Europa, che è uno dei temi fondamentali anche al centro della discussione in questa fase storica, quindi non di questi giorni di cronaca. Io penso a questa questione dell'Europa come un tema che attraversa da almeno 20 anni, 25 anni la discussione e il dibattito pubblico nel nostro paese e appunto in tutta Europa, i rapporti fra Europa e il resto del mondo, fra le strutture consolidate del sistema di potenza imperiale statunitense, le altre potenze emergenti nel resto dello scenario mondiale e come lo svolgersi di queste fasi di transizione e di trasformazione di queste relazioni incide appunto anche sulla tenuta, sulla qualità, sulla validità, sulla come dire, riconquista di terreni, perlomeno questo è il mio pensiero,
con un valore generale e universale assolutamente più lungo del tempo anche di una o due generazioni di cittadini che hanno attraversato la storia della nostra Repubblica. Io penso appunto alla Carta Costituzionale italiana come uno strumento che non solo va difeso in memoria di coloro che lo scrissero all'indomani di quella, vedete qui la frase, le frasi di Calamandrei sul popolo dei morti, che sono quelli che hanno in realtà poi scritto la nostra Costituzione. Quindi al di là della retorica sulla Costituzione nata dal sacrificio doveroso, umile e semplice, fatto come un lavoro quotidiano, non senza grandi enfasi, che erano qui il riferimento è molto chiaro, la retorica del periodo fascista, la grande il pensiero, il diciannovismo culturale oltre che politico, gettare il cuore oltre l'ostacolo, le grandi retoriche sulla patria, no? Qui Calamandrei parla di nostre morti, di questo popolo che noi conosciamo ad uno, caduti nelle nostre file, nelle prigioni, sui patiboli, sui monti e nelle pianure, nelle steppe russe, dove furono mandati per aggredire un altro popolo, nelle sabbie africane, nei mari e nei deserti. Essi sono morti senza retorica, senza grandi frasi, con semplicità, come se si trattasse di un lavoro quotidiano da compiere, il grande lavoro che occorreva per restituire all'Italia libertà e dignità. Quindi, siccome noi credo che proprio nelle parole di grandi uomini della nostra Costituente, come Calamandrei, ma non solo, noi troviamo il senso profondo di quella esperienza di scrittura della carta della nostra Repubblica, allora appena nata, quindi in realtà stiamo parlando di uno Stato e di una Repubblica fondata su una carta così giovane ancora, perché 70 anni nella vita di una comunità non sono niente, le sedimentazioni storiche, poi semmai il professor Fulbetti se vorrà darci il suo contributo anche su come si valutano nel lungo periodo i processi storici, e solo quando dopo tanto tempo, è un tempo sufficientemente in grado di permetterti la comprensione di tutti i fattori all'opera, sei in grado di dare giudizi. Certamente gli storici sanno che questo avviene molto al di là dei 50, 60, 70 anni della nostra vita attuale, della nostra Repubblica attuale. Lo dico a fronte di una discussione, di un dibattito che ogni due per tre, da 30 anni a questa parte, in modo ossessivo, invece ha introdotto nel dibattito politico italiano, nel dibattito pubblico, il tema del superamento dei vincoli, delle vecchiezze, della anzianità, del superamento di appunto pezzi superati ormai dalle trasformazioni in atto della nostra Costituzione, quando invece io credo che a una lettura anche analitica delle strutture in cui è organizzata la Carta Costituzionale, la Carta dei Principi, la Carta dei Valori e dei Principi, la Carta che riguarda la parte che riguarda l'organizzazione dello Stato, la parte che riguarda l'organizzazione dell'organizzazione sociale politica e quindi il sistema dei diritti, il sistema delle previsioni programmatiche, il sistema degli strumenti di funzionamento, che sono parti, si è detto tante volte nel dibattito di questi anni, in presenza di ogni volta che c'era il tema delle riforme costituzionali in ballo, che ogni parte richiedeva la compresenza e la coerenza con l'altra, e che è estremamente difficile modificare le parti. Penso per esempio alla fase in cui si è modificato il titolo quinto della Costituzione per quanto riguarda l'organizzazione del sistema delle autonomie locali, sistema regionale, provinciale, comunale, in rapporto allo Stato centrale, quanto in realtà quello stesso dibattito, prendetevi gli interventi di Carlo Smuraglia in quella fase, Carlo Smuraglia che poi è diventato il Presidente Nazionale dell'ANPI,
presidente e ora presidente emerito, Carlo Smuraglia, giurista e grande conoscitore del diritto del lavoro in Italia, affrontò proprio in quelle sedi al Senato della Repubblica il tema delle incoerenze di forme di trasformazione in quella riforma del titolo quinto della organizzazione del diritto del lavoro e non solo, in rapporto alla prima parte della Costituzione. Ora, questo solo per fare un esempio, ma per dire che in realtà si è venduto e si vende quotidianamente come roba da semplificazione estrema, quando invece non c'è niente di semplice nella vicenda della nostra Costituzione né nel sistema messo in piedi spesso e volentieri per trasformarla, cambiarla, riscriverla. Si è messo in piedi una modalità di racconto della nostra Costituzione, delle sue caratteristiche e della necessità di cambiarlo in questo o in quell'altro punto, in modo estremamente, badate, io quando dico semplificatorio non voglio dire che poi sia difficile e che quindi soltanto gli specialisti possano parlare di Costituzione, dico che si è venduto in modo semplicistico in realtà operazioni che avevano in sé ben altre implicazioni, solo che non venivano e spesso non vengono ancora rese esplicite nella discussione, e invece ci vuole tanta umiltà e tanta dedizione alla causa della Carta Costituzionale che, come diceva Calamandrei, ha ancora bisogno, allora lo diceva negli anni 50, ma noi pensiamo che questo sia ancora una macchina che ha bisogno di tanta benzina per procedere, andare avanti e compiere non le sue promesse, ma compiere e portare a compimento dunque la missione di civilizzazione progressiva e di emancipazione generale della nostra società, che invece io credo sia ancora una di quelle scommesse che grandi resistenze incontra, come le ha incontrate nel passato, e la mia personale opinione che ne incontrerà ancora. Quindi il dibattito sul cambiamento della Costituzione in realtà è un dibattito contro, per quasi sempre è stato un dibattito contro la Costituzione, contro i suoi principi fondamentali e contro, questo è il punto secondo me più decisivo, contro gli esiti di quella stagione che produsse la Carta, perché il tema vero, a parte che in Italia si è cominciato a parlare di riforme della Costituzione anche molto prima della famosa fine dei 30 anni gloriosi, se ne è cominciato a parlare molto prima della caduta dei sistemi politici su cui si reggeva un equilibrio di forze all'interno anche del mondo occidentale ed europeo occidentale, parlo dell'89, della fine della Guerra Fredda con la sconfitta dell'esperimento di tipo socialista, che ha permesso alle forze politiche dell'Occidente di impronta liberale, se non direttamente liberista, di tagliare, di curvare il dibattito politico anche sulle carte costituzionali. Pensate ai dibattiti che si sono avuti e che sono intervenuti, ma ripeto, erano iniziati già da prima, penso agli anni 70, penso alla metà degli anni 70, penso al governo di processi di crisi economica come la crisi petrolifera del 73-74 e come nel 76-77 nei circoli dei gruppi, nei famosi think tank USA, Bilderberg e non solo, si comincia a ragionare sul fatto che le democrazie europee sono troppo segnate dalla vicenda post-resistenziale, le cui carte costituzionali a partire da quella italiana sono troppo segnate dalla presenza di una concezione democratica estremamente plurale e estremamente aperta alla partecipazione politica e sociale delle classi lavoratrici. E c'è l'invito alle classi dirigenti dei paesi europei ad intervenire per restringere quello che veniva definito in questi circoli, e sono documenti che si trovano, volendo, non ho avuto il tempo di cercarveli, ma sarebbe stato bello portarveli,
E da quegli anni si comincia a chiedere alle forze politiche italiane di cominciare, alle forze politiche, badate bene che in quegli anni erano ancora le forze politiche eredi e interpreti di quella Costituzione, perché erano le forze politiche che erano state insieme alla Costituente e l'avevano realizzata la Carta Costituzionale che conosciamo in quel modo. Ma in quella fase cominciano le pressioni perché la democrazia in Italia, ma anche da altre parti, cambi segno e ritorni ad essere una democrazia in cui la semplificazione, sia nell'azione di governo, sia nell'azione generale del dibattito pubblico e parlamentare, trovi forme di semplificazione. Sostanzialmente si dica: cominciamo a introdurre gli elementi della governabilità e non più soltanto del conflitto sociale dentro la vita pubblica. Sostanzialmente è questo che si chiede, e si chiede da molto prima che avvengano quelle trasformazioni che dall'89 in poi segnano una torsione soprattutto sul piano economico della stessa Costituzione materiale. Cito solo due evidenze: dopo l'89, nel 91-92, in presenza di una fase drammatica della vita italiana che inizia, che incrocia quella grande trasformazione mondiale con la vicenda di Mani Pulite in Italia, parte un attacco frontale al sistema dei partiti di massa di questo paese, parte attraverso azioni giudiziarie di per sé ovviamente estremamente legittime, ma che poi alla fine convergono tutte su un punto che è, alla fine l'esito sarà quello, la distruzione del sistema dei partiti in Italia. E dentro questo tragico momento in cui il tema sembra la corruzione basta della casta e del sistema politico italiano, intanto avvengono due o tre processini semplicissimi, molto banali, che però sono la totale scomparsa dell'intervento dello Stato nell'economia, che è uno dei cardini invece ancora scritti nella nostra Costituzione, che prevede l'articolo 41 che l'economia in Italia nella Repubblica Italiana è pubblica, privata e cooperativa, e invece scompare come scelta delle grandi elite economiche e finanziarie italiane ed europee il sistema delle partecipazioni statali in questo paese. Parallelamente si avvia il processo di privatizzazione e distacco della Banca d'Italia dai sistemi di governo del tesoro e dell'economia, e nello stesso tempo si affronta sul piano della governabilità, appunto della semplificazione politica, il tema della riforma elettorale con la fine del sistemi proporzionali e l'avvio dei sistemi maggioritari, che poi in un trentennio hanno comunque dimostrato di non essere neanche loro in grado di garantire granché, se non l'espropriazione della parità del suffragio universale. Il mio voto vale uno, il tuo voto vale uno, ma se alla fine c'è il premio di maggioranza, secondo chi ho votato, il mio voto vale tre, ecco, per dire, e il tuo vale zero virgola. Quindi la struttura del nostro paese è già stata, anche se non formalmente, se non solo in parte minore, appunto la riforma del titolo quinto, oggetto di interventi molto seri, pesanti e molto anche significativi con effetti nel tempo sulla nostra, quella che si chiama la Costituzione materiale. Nello stesso tempo però qui c'è anche un paese, un sistema di cultura diffusa della cultura costituzionale nata dalla Resistenza, c'è ancora una sedimentazione enorme del valore di questo strumento rispetto alla identità antifascista della Repubblica, rispetto alla identità democratica delle nostre istituzioni, rispetto quindi a quel sistema di principi e di valori che è scritto nella prima parte della Costituzione. E questo ha permesso ancora, secondo me, la tenuta del sistema democratico italiano e il suo possibile mantenimento nonostante le modificazioni e cambiamenti inevitabili dei quadri politici, delle maggioranze, delle forze e degli interessi che vengono via via rappresentati
a livello governativo, a livello di Parlamento, eccetera, perché questa nostra Costituzione è fatta di equilibri, pesi e contrappesi che permettono sia alle maggioranze, sia alle opposizioni, sia alle istituzioni di garanzia, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, eccetera, la tenuta del sistema, perché i nostri costituenti non hanno solo scritto il libro dei sogni, siamo tutti uguali, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, hanno anche scritto le forme con le quali il sistema dei pesi e dei contrappesi, quindi il sistema degli equilibri, quindi noi non siamo una repubblica presidenziale, noi non siamo una repubblica dell'uno che vale per tutti, noi siamo una repubblica in cui ognuno ha il suo ruolo e tutti servono alla tenuta. Io introduco questi elementi perché credo che siano quelli per i quali abbiamo deciso, come si fa tante altre volte nei nostri incontri come archivio e come assessorato alla cultura, che i nostri incontri di tipo istituzionale non debbano essere appunto soltanto la retorica proclamazione della nostra fede antifascista, del nostro essere gli eredi di chi fece la battaglia di Piombino e del 25 aprile, ma che ci piace pensare che noi vogliamo continuare a studiare, a capire quali di questi nostri grandi strumenti di organizzazione democratica e come debbano ancora essere studiati, conosciuti, rilanciati, rielaborati, non riscritti, ma nella nostra esperienza contemporanea usati come strumenti e guida. Ecco perché noi abbiamo pensato che fosse importante averci le scuole, averci i docenti, averci la cittadinanza, che ringrazio, e mi scusate di questa introduzione molto di merito, ma l'ho fatto volontariamente perché insomma bisogna anche cominciare a dirsi perché si discute di Costituzione, cosa c'è dietro i dibattiti sulle riforme costituzionali, di cosa si ragiona quando si parla di presidenzialismo, semipresidenzialismo o di un certo tipo di organizzazione dei livelli statuali e del tipo per esempio di Stato che prefigura un'organizzazione dell'autonomia di un tipo o di un altro, oppure appunto dei sistemi di garanzia dei principi costitutivi come il diritto al lavoro e il sistema plurale dell'economia, quando per esempio a un certo punto della nostra vita, pochi anni fa, c'è stato è stato approvato come sistema di vincolo fondamentale in Costituzione il pareggio di bilancio o l'adesione a una serie di anche altre significative limitazioni, non della sovranità del paese, ma della sua possibilità di diventare un paese che cresce, per esempio, economicamente e che affronta il tema del debito pubblico in termini sia di lotta all'evasione fiscale, di perequazione fiscale, perché chi meno ha meno paghi, e però chi ha e chi possiede grandi ricchezze e le usa in termini speculativi sia chiamato alla contribuzione della, e quindi il tema del debito è un tema moderno, modernissimo, e il tema quindi fiscale è un tema costituzionale di prima grandezza. E il tema della capacità dello Stato italiano, come di tutti gli Stati, di garantire uno Stato sociale al di là del ricatto sul proprio debito pubblico è un tema che certo non è di semplice soluzione, ma che va affrontato per quello che è, anche a partire appunto dalla lettura di pezzi della nostra Carta Costituzionale. Non sarà che oggi affronteremo tutte queste cose, però io queste cose ve le ho dette perché penso che bisogna cominciare a svelare il vero gioco che c'è sempre dentro la discussione su questa cosa. E il 70esimo, in un anno così decisivo per la nostra Repubblica, io credo che vada affrontato con la consapevolezza che le generazioni future non ci perdoneranno di avere distrutto o di averle private della forza evocativa e di progresso della Costituzione del 48. Vi ringrazio e do la parola a chi, non so, la vuole per primo fra i nostri ospiti di oggi. Il professor Gianluca Fulvetti, ricercatore di storia contemporanea dell'Università di Pisa. Grazie.
Allora, grazie dell'invito. Mi scuso in anticipo, ma mi porto dietro da qualche giorno qualche lina di febbre, per cui ci tenevo comunque a essere a Piombino, a essere in questa città. Si diceva prima che il paradigma antifascista, il passato nobile, non conta, ma insomma, in questa città qui la battaglia è uno dei capitoli più importanti dell'Italia nel settembre del 1943, uno dei pochi nei quali si prova a resistere subito all'arrivo dei tedeschi, per cui ecco, ci tenevo in maniera particolare. Sperando di non essere, come dire, dissonante rispetto alle aspettative, parlando anche con la collega e sapendo che ci sarebbe stata lei a parlare soprattutto di Costituzione, di contenuti, di dibattiti costituzionali e di principi, e raccordandomi anche con Katia Sonetti dell'Istoreco, ho pensato di provare a proporre qualche spunto di riflessione sul contesto che sta attorno alla Costituzione e che sta attorno ai Costituenti. Quindi provare a raccontare quella che è l'Italia del 1945, 1946, 1947, che è un'Italia lacerata, complicata, sottoposta a tensioni di tipo politico, a tensioni di tipo sociale, anche per restituire le difficoltà dei costituenti, dei compromessi costituzionali, di evitare di raccontare la storia a partire dagli esiti. L'esito è l'approvazione della Costituzione, la sua entrata in vigore, no? Quindi in una rappresentazione quasi teleologica dei processi storici che invece, come dire, assolutamente non sono scontati. E per farlo ho scelto di provare a condividere con voi quattro sguardi, che poi sono quattro sguardi di persone, di individui, pensando anche che questo fosse un momento di confronto con i docenti e quindi come restituire l'Italia di quegli anni, la Costituzione, non soltanto i principi, ma chi è che poi si è speso per discuterla, per approvarla, per dargli anima e sangue. Con le biografie, da questo punto di vista, sono sempre un canale di comunicazione utile e importante, non tanto con i cittadini, che quelli più avvertiti insomma conoscono i nomi principali, ecco, la nostra galleria di padre nobili, come conoscono il nostro calendario civile, ma soprattutto per i più giovani, per gli studenti. E il primo flash, il primo punto di osservazione, cerca di riflettere sul fatto che la Costituzione arriva, come dire, come primo esito di una transizione del nostro paese. Cosa nota? La transizione dal fascismo alla democrazia, che ha nel mezzo l'esperienza traumatica della Seconda Guerra Mondiale. E per farlo ho scelto di partire da insomma, persona di cui mi diceva, naturalmente, come immagino, si è già parlato stamani mattina, che è Piero Calamandrei, che non ha bisogno che lo presenti io, uomo di studi, uomo di diritto, uomo di legge, che partecipa alla Prima Guerra Mondiale, che ha un primo fuoco di impegno antifascista nel 1924, 1925, 1926, quando il fascismo prende il potere, e che poi si dedica agli studi negli anni 30, fino a che nel 1941 non riprende il suo impegno antifascista. All'interno di Giustizia e Libertà, prima di gruppi, e poi all'interno del Partito d'Azione. È il rettore dell'Università di Firenze all'indomani del 25 luglio, viene colpito da un mandato di cattura, recupera questo suo ruolo quando viene completata la liberazione di Firenze all'inizio di settembre del 1944. Dopo quei 40 giorni di lacerazione della città fiorentina, come buona parte delle città toscane che stanno lungo l'Arno e che da Pisa appunto fino a Firenze nell'estate del 44, dalla metà di luglio fino ai primi di settembre, vivono questa situazione estremamente drammatica, con gli alleati che sono a sud e con i tedeschi che invece occupano ancora i territori immediatamente a nord dell'Arno. Calamandrei non ha bisogno di presentazioni, il suo impegno resistenziale, penso tutti quanti o quasi in questa stanza conosciamo la Ode a Kesselring, che lui pronuncia insomma nel 1952, viene apposta nella sala del Consiglio Comunale di Boves, una delle comunità colpite dalla violenza tedesca. Lo avrà in camerata Kesselring il monumento che pretende da noi italiani. La polemica è per il fatto che Kesselring è tornato in patria. Kesselring, che era il comandante in capo delle truppe tedesche che combattono in Italia,
che viene arrestato alla fine della guerra, viene processato a Venezia da una corte alleata nel 1947 e viene condannato a morte. E a quel punto c'è subito una mobilitazione del mondo politico inglese, del mondo militare, Winston Churchill, il comandante Alexander, Kesselring ha combattuto hard but clean, duro ma pulito, si è comportato in maniera corretta nei confronti dei soldati alleati, anche della popolazione italiana. Quindi la pena poi viene commutata all'ergastolo in un tot numero di anni di prigione, rientra in Germania e dice che anzi assolutamente l'italiano avrebbe dovuto fargli un monumento per come si era comportato correttamente. Nel 1954 scrive le sue memorie. A proposito di transizione italiana e di quanti aspetti conflittuali stanno attorno alla partita che si gioca dentro l'Assemblea Costituente tra l'estate del 1946 e la fine del 1947. Ecco, Calamandrei pronuncia il 15 di settembre del 1944 a Firenze di fronte ai vertici del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, di fronte alle autorità alleate, un intervento, qui c'è uno stralcio, anche oggi quelli che sbarcano, quelli che avanzano, quelli che vincono sono i morti. Dietro di voi, dietro ai vostri eserciti vittoriosi, si affollano le schiere dei morti per la libertà, di tutti i morti di queste e dell'altra guerra. C'è perfino un richiamo al fatto che gli eserciti alleati avanzano nell'Italia del 44, così come avevano fatto in Europa durante la Prima Guerra Mondiale, e anche in quel caso con la spinta dietro le spalle dei morti, in quel caso erano i morti dell'Lusitania, del transatlantico, che poi avrebbe spinto gli alleati a fare questa battaglia di libertà e di democrazia nell'Europa. È un concetto, come dire, questo del popolo dei morti, che poi dopo Calamandrei riprende in altri interventi. Questo di cui si è già letto qualche passo è un intervento del marzo del 1947 alla Costituente, in un momento in cui si discute l'impianto della Costituzione nel suo complesso. Lo stesso concetto lo riprende nella seduta del 22 di dicembre del 1947, quando si discute del preambolo in risposta alla pira che vorrebbe un riferimento al momento di approvare la Costituzione. In nome di Dio il popolo italiano si dà la presente Costituzione. Ecco, Togliatti, rispetto a questo riferimento esplicito a un principio religioso, si oppone. C'è una discussione quale può essere, come dire, un afflato laico che restituisce il senso e l'importanza di questo testo. Cos'è che la vivifica? Cos'è che gli dà importanza per tutta la comunità degli italiani? E il riferimento appunto è al dramma che gli italiani hanno subito nel corso della Seconda Guerra Mondiale, no? Quindi quasi la percezione in Calamandrei che non sia sufficiente il riferimento all'antifascismo e alla resistenza, quasi la piena coscienza che quello sia un paradigma di una minoranza di italiani. Però c'è una comunità più larga, una comunità organica di donne e di uomini che hanno subito il dramma della Seconda Guerra Mondiale per colpa del fascismo, e quindi coloro che sono dentro la Costituente raccolgono il testimone, raccolgono l'eredità. La Costituzione è anche un documento che marca una discontinuità rispetto a quella tragedia e rispetto a quel dramma. Appunto il concetto di popolo dei morti che è stato utilizzato da uno studioso toscano, Leonardo Paggi, il popolo dei morti, la Repubblica Italiana nata dalla guerra, 1940-1946, pubblicato alcuni anni fa, e che assume proprio la prospettiva della violenza sulla popolazione civile come una chiave per capire quella transizione italiana dalla guerra alla democrazia. Una transizione, quella del 1943, che poi dopo prosegue, che non ci possiamo spiegare soltanto in termini di congiura di palazzo, il 25 luglio e poi quindi l'armistizio dell'8 settembre, quindi come una partita di classi dirigenti, di classi militari, dare un futuro all'Italia a prescindere da Mussolini, a prescindere dal fascismo, ma che non ce la possiamo neanche spiegare con la forza delle strutture clandestine dell'antifascismo organizzato. Insomma, di questo chi è che ha vissuto quella stagione era perfettamente cosciente. È una storia di minoranza, è una storia faticosa, è una storia di grandi dolori per tutti gli anni 30, il fuoriuscitismo, la punizione del Tribunale Speciale della Difesa dello Stato,
il dramma della guerra civile spagnola, che ci siamo raccontati per anni all'insegna della retorica e dell'eroismo, ma che è un dramma per il suo esito. Il dramma del patto Molotov-Ribbentrop in quella tragica estate del 1940, con tutto quello che significa proprio in termini di vita vissuta per molti antifascisti italiani. Il tradimento di Stalin, si vende la Polonia, insomma, si fa un patto di questo tipo con il grande nemico storico. Quindi la transizione del nostro paese avviene in conseguenza dell'esperienza della Seconda Guerra Mondiale. Ormai parliamo abitualmente di guerra ai civili, ormai parliamo abitualmente di guerra totale, è quell'esperienza che rompe, che cortocircuita il rapporto tra gli italiani e il regime fascista. Questa, ripeto, è una percezione che se si leggono i testi, se si leggono le memorie dei protagonisti di quegli anni, è molto molto chiara. Non apro la discussione sul consenso degli italiani al regime fascista, ma insomma non è un regime che è stato in piedi soltanto grazie agli strumenti della dittatura e della repressione. Ha esercitato una fascinazione simbolica, effettiva, reale. L'idea della patria fascista, della grandezza della patria fascista, dell'imperialismo, del nazionalismo. La politica parla alla pancia delle persone, ma parla anche al cuore, si alimenta di miti e di simboli. E i miti e i simboli della patria arrivano nel nostro paese nel corso degli anni 30. Insomma, basta pensare ai lavori di Emilio Gentile, per citare appunto uno studioso di storia, Il culto del littorio, è un libro che ormai ha 25 anni, che riflette su questi aspetti simbolici del fascismo, ma che mantiene intatta tutta la sua, come dire, tutta la sua attualità. Quindi il distacco tra l'italiano e il regime fascista avviene in conseguenza della guerra. È un distacco traumatico, tant'è che se guardiamo la citazione che si è detto prima, si parla di tutta una serie di esperienze traumatiche che gli italiani hanno vissuto nel contesto della Seconda Guerra Mondiale. Naturalmente le prigioni, i patiboli, i monti e le pianure, che è movimento antifascista e movimento partigiano, ma in quel paradigma stanno anche i soldati, scusate, stanno anche i figli dell'Italia che sono andati a combattere la guerra parallela, la guerra del fascismo, la guerra del nuovo ordine mediterraneo, l'Africa, i Balcani, la Russia. Quindi c'è la percezione, l'idea che si debba costruire un paradigma largo e che le nuove istituzioni reggono e tengono se ci si fa carico di questa immane sofferenza, se c'è un riconoscimento di questi lutti. È uno spunto che Paggi in questo libro, insomma, prende, ne fa un po' la chiave di lettura di questo suo testo della transizione italiana tra il 40 e il 46, sulla base della storiografia più recente, che per esempio finalmente ha cominciato a discutere in maniera critica il fenomeno dei bombardamenti, che a lungo è stato un fenomeno tabuizzato perché riguardava la guerra dei vincitori, quindi non poteva essere discusso criticamente. Non è un caso che il primo libro sul bombardamento di Dresda, Il mercoledì delle ceneri del febbraio del 45, lo scriva David Irving, che è uno storico negazionista, sottoposto a un procedimento penale. Si è fatto molta fatica di arrivare a discutere criticatamente i bombardamenti, che sono bombardamenti anche di stampo terroristico, si utilizza questo concetto di moral bombing. Le culture militari negli anni 20 e negli anni 30 si evolvono, teorizzano che i bombardamenti siano uno strumento utile per vincere i conflitti. Prova a farlo la Germania sull'Inghilterra, con la battaglia d'Inghilterra, lo fanno gli alleati a carico del nostro paese. Non dimentichiamo che un maestro di pensiero di queste teorie, di queste culture militari, è un italiano, Giulio Due, generale dell'aeronautica, a cui è ancora intitolata la caserma, se non sbaglio, la scuola degli ufficiali dell'aeronautica a Firenze. Mi ero portato qui alcuni stralci, insomma. Questa è una dichiarazione congiunta di Roosevelt e di Churchill. Questo è un memorandum di Churchill del marzo del 45, dopo Dresda, e ammette la natura terroristica di questi bombardamenti, facendo arrabbiare moltissimo Harris, che è il comandante della RAF, come ammettiamo in un documento ufficiale che abbiamo accettato e messo nel conto questo tipo di... E sono i bombardamenti che creano uno scollamento tra gli italiani e il regime fascista.
l'esito drammatico della guerra sui diversi fronti, pensiamo al dramma dell'Armir, i bombardamenti subiti, con Mussolini che nel dicembre del 42 dice agli italiani in buona sostanza arrangiatevi, sfollate dalle città perché noi non siamo in grado di tutelare ecco, il bene primario che tutti quanti abbiamo, che è il bene della vita. E quindi gli italiani si avviano, si incanalano su un crinale che è quello che Leonardo Paggi chiama il crinale del post-fascismo, non dell'antifascismo. Il bisogno, il desiderio di distaccarsi dal fascismo, da quel regime, da Mussolini, di costruire una comunità di tipo diverso, ma è un bisogno istintivo quasi prepolitico di chiuderla con la guerra e con quella stagione. No? È su quella crisi sociale che poi si innesterà la propaganda e il ritorno della politica da parte dei partiti antifascisti. E le violenze e i drammi della guerra proseguiranno, non ci sono naturalmente quelli dei bombardamenti, insomma in questo libro si mette in evidenza e si rimarca tutta la tematica delle stragi naziste che io qui mi limito soltanto a citare. Non è un caso che bombe e stragi siano le due cifre della memoria sociale degli italiani rispetto alla Seconda Guerra Mondiale, non quella istituzionale. Memoria sociale vuol dire la memoria delle comunità, quella che a lungo è rimasta nell'ambito del privato, come il dramma di coloro che rientrano, i prigionieri di guerra che sono stati arrestati e che sono rimasti in Inghilterra, coloro che sono rimasti prigionieri dell'Unione Sovietica. Pensiamo agli internati militari italiani che dopo l'8 settembre diventano dei traditori, che sono arrestati dalle truppe tedesche e che fanno l'esperienza del sistema concentrazionario fino all'estate del 1945. Ecco, tutto questo insieme, come dire, di sofferenze tragiche che la società italiana ha subito, impongono una grande richiesta di riconoscimento alle prime istituzioni che marcano una discontinuità. E come sottolinea Paggi, appunto, all'interno di questo libro, per capire questa dialettica, la società segnata e colpita dal basso e le nuove istituzioni, nel periodo che va dal 45 appunto fino alla primavera del 1946, è fondamentale e anche straordinario, se si vuole capire quello che succede in Italia, studiare come funzionano i comitati di liberazione nazionale, che sono una realtà che nel nostro paese può significare cose diverse. Al sud il governo è a Brindisi dal marzo del 44 e a Salerno dal giugno del 44 e a Roma, no? Ci abbiamo cronologie anche sfalsate. I comitati di liberazione nazionale sono personaggi della politica, i vecchi liberali, e anche Togliatti che rientra, quindi è una dinamica politica istituzionale importante. Nell'Italia centro-settentrionale, ancora occupata dai tedeschi, sono la testa politica della resistenza italiana e l'avvio anche di una discussione sulle forme della nostra democrazia. Se uno pensa al dibattito delle cinque lettere, dicembre 44, inizio 45, per qualcuno i comitati di liberazione nazionale possono essere un qualche cosa di similare ai soviet. Quindi c'è una discussione di questo, tipo, ora qui io procedo appunto insomma rapidamente. Questa è una copertina degli atti del primo congresso dei CLN che si celebra appunto a Bari nel gennaio del 1944, ci sono già 120 delegati, c'è una grande e importante discussione, si gettano le basi di quelle scansioni canoniche da manuale della transizione istituzionale del nostro paese. Però è interessante anche riflettere come, soprattutto nell'Italia centrale, chi sta nei comitati di liberazione nazionale, che sono i primi sindaci, i primi assessori, pensiamo alla storia della Toscana, rappresenta la prima interfaccia tra le nuove istituzioni democratiche e questo insieme di sofferenze che hanno caratterizzato il vissuto delle famiglie italiane. Non è un caso, no? Tra gli enti promotori di oggi c'è l'archivio storico del comune di Piombino. Chi è che ha fatto l'esperienza di andare a fare indagini dentro gli archivi storici dei comuni, dove in alcuni casi restano le carte dei comitati di liberazione nazionale, che non sono soltanto negli archivi di Stato?
Spesso e volentieri trovano corrispondenze, carte, familiari delle vittime che chiedono un riconoscimento. Si avvia non soltanto la ricostruzione dell'Italia, ma anche un iniziale sistema di welfare, di assistenza rispetto ai traumi che si sono subiti. È un lavorio che poi prosegue nella primavera del 1946, come quando sapete 7, 14, 21, 28, le domeniche del marzo del 46, vado a memoria, e la prima domenica di aprile ci sono le elezioni amministrative. A quel punto i sindaci, i comuni vengono scelti direttamente dai cittadini. Però ecco, è una partita importante che va studiata a livello locale, ma il funzionamento dei comitati di liberazione nazionale in quell'anno e mezzo e poi in continuità con il funzionamento dei comuni sono uno degli elementi che comincia a costruire una convivenza democratica nel nostro paese, e sono anche un terreno di legittimazione delle nuove istituzioni. Questo era il primo flash, la prima osservazione, forse quella più lunga, abbiate pazienza, che volevo condividere. La seconda, sempre per restituire anche l'idea della estrema difficoltà di quella vicenda e di quel processo storico che si gioca in Italia tra il 1945 e il 1947. Quella è la fotografia di uno dei principali storici del Novecento italiano, Federico Chabod, a Ostano, nato nel 1901 e poi morto nel 1960, che negli anni 30, allievo di Salvemini e di Benedetto Croce, insomma, si occupa di studi a tempo pieno, quindi si passa giornate e giornate all'archivio storico del Ministero degli Affari Esteri, si studia serie diplomatiche, è uno studioso di diplomazia, di politica estera, con la formazione tipica degli studiosi della sua generazione, che è una cosa che manca molto alla mia, e il fatto che si riusciva a spaziare dalla storia medievale alla storia moderna alla storia contemporanea, no? Le periodizzazioni non erano questi campi così stretti nei quali ci abituano a specializzarsi il più possibile. Lui insegna alla Statale a Milano ancora nell'anno accademico 43-44 e poi si rende conto che in realtà non ci si può accontentare soltanto degli studi e della docenza, proprio perché è in gioco così tanto, e quindi fa la scelta del partigianato. È un esponente del Partito d'Azione, diventa comandante partigiano, la scelta del suo nome, che non è mai neutra, è quella di Lazzaro. Quindi l'idea che naturalmente, come è ovvio capire, ci sia bisogno di una rinascita da parte del nostro paese, sarà appunto questa una parentesi tra il 44 e il 46 di un suo impegno politico diretto. Poi dopo sarà il direttore dell'Istituto Italiano di Studi Storici dopo la morte di Croce, e nel 1961, ormai postumo, viene pubblicato un librettino che è questa... No, che qui non c'è, che non ho portato, insomma, è l'Italia contemporanea, pubblicato da Einaudi, sono i testi di alcune lezioni pronunciate a Parigi nel 1950, che è un testo che diventa un bestseller. È uno dei primi libri che riflette quasi in tempo reale su cosa sia stata l'Italia tra il 1918 e il 1946. È uno storico liberale, ma non esita a mettere sul banco degli imputati re le classi dirigenti per l'avvento al potere del fascismo, e ragiona di... Mio non è, ha smesso. Dicevo, e ragiona poi dopo di continuità dello Stato, su cui poi tornerò. Ecco, in questo impegno diretto da parte di Federico Chabod, una volta che è finita la stagione della Resistenza, lo troviamo dentro il Comitato di Liberazione Nazionale di Aosta. Nel corso del 1946 è lui il presidente del CLN, e nel marzo del 1946, il 23, si trova a fare i conti con un assalto al suo ufficio da parte di militanti della neonata Union Valdôten. Qualcuno gli mette anche le mani addosso. Ne ricaverà talmente un trauma che poi, una volta abbandonato il CLN e andato a insegnare a Roma, tornerà in Val d'Aosta solo alla vigilia della morte. Perché la questione è che c'è una domanda in Val d'Aosta di plebiscito, di abbandonare la comunità nazionale italiana, di
legarsi in una qualche maniera alla Francia. E è un campo di tensione che spacca molti di coloro che hanno combattuto fianco a fianco tra il 43 e il 45 nella resistenza anche della Val d'Aosta. Detto che quindi a partire da Chabot si può ragionare di autonomie, e che tante volte riflettere anche sulle biografie degli storici è utile, se posso fare altri due inviti per chi vuole ad approfondire, a leggersi La mia resistenza di Claudio Pavone, uscita 2 anni fa, forse il più grande studioso della storia della resistenza italiana, che praticamente a 95 anni sceglie di raccontare la sua biografia, che fino a quel momento aveva tenuto nel privato. È una narrazione, un diario minimo, una narrazione assolutamente antieroica. E un altro riferimento che faccio, perché così si parla di docenti del mio dipartimento, è a Mario Mirri, che è scomparso nel mese di maggio, grande docente di storia moderna, il Marietto dei piccoli maestri di Meneghello, partigiano, antifascista, catturato dagli uomini della Banda Carità a Padova, torturato e poi insomma il suo percorso nell'Italia del dopoguerra. Quindi ripeto, sempre le biografie sono molto molto utili. Sì, è morto nel mese di maggio, nel corso del maggio di quest'anno. Ecco, dicevo, Chabot si trova a fare i conti con un campo di tensione come questo. Quindi questo è un altro elemento su cui riflettere, no? Ragionare in termini anche di confini della nostra comunità nazionale. Il fatto che ci sono identità, sensi di appartenenza, memorie che molte volte possono essere conflittuali e che faticosamente si riesce tutte quante a tenere insieme dentro il perimetro della comunità nazionale italiana. Sono partito da Chabot e dalla Val d'Aosta, ma la stessa cosa vale per esempio per gli italiani di lingua tedesca del Sud Tirolo, come si chiamano loro. Qui c'è una foto del monumento alla vittoria di Bolzano, che in realtà nasceva come monumento a Cesare Battisti, voluto da Mussolini, nonostante il parere contrario della moglie, che era una autentica socialista, mentre il figlio un po' cede perché segue D'Annunzio a Fiume, poi viene eletto alla Costituente, Gigino Battisti, che è il primo sindaco di Trento, poi muore in un incidente ferroviario, di fatto non siederà mai nella Costituente. Però ecco, tensioni anche in quel campo lì, per non parlare del confine orientale, insomma, del dramma della partita che si gioca a Firenze, degli esuli che cominciano a lasciare quelle zone alla fine del 1945, si parla di insomma, un paio di centinaia di migliaia di persone che vengono accolte insomma, in campi profughi, in giro per l'Italia, anche nella nostra regione, ulteriore elemento di tensione, insomma, ci sono le scene, anche questa è una memoria tarda che abbiamo lasciato sommersa nel nostro paese, a cui abbiamo dedicato attenzione dopo l'approvazione del giorno del ricordo, perché poi si può discutere se abbia sempre senso che sia la legge e la politica a dirci cosa si deve ricordare per legge, perché si va su un campo complicato, però indubbiamente la legge del ricordo ha avuto degli effetti positivi, no? Nelle nostre politiche della memoria, anche nel modo per esempio in cui lavorano gli istituti della resistenza, in cui si lavora a scuola. Quindi questo è un secondo campo di tensione, ecco, ragionare di confini. Il terzo, qui avevo messo appunto delle slide, ma il tempo corre, penso di averla fatta già abbastanza lunga. Queste sono immagini dei tre protagonisti, insomma, dei tre presidenti del Consiglio dell'Italia nella fase dei governi di unità antifascista, quando, come sapete, insomma, governi dei CLN, tutti i partiti garantiscono insomma, assistenza, fino formalmente alla primavera del 1947, quando, mentre i costituenti discutano, si confrontano e lavorano e ragionano, c'è da questo punto di vista una rottura. È il contesto della guerra fredda, dei piani di aiuto da parte degli Stati Uniti d'America, il famoso viaggio di Alcide De Gasperi negli Stati Uniti d'America e una rottura dell'unità antifascista. E la strage di Portella della Ginestra e un sacco di altre cose. Ecco, tra questi tre personaggi io volevo spendere qualche parola su Ferruccio Parri.
C'è una bella voce scritta da Luca Polese Remaggi sul Dizionario Biografico degli Italiani, questo strumento di consultazione che ormai trovate online e che, avendo costruito il discorso oggi in buona misura anche sulle biografie, non potevo non citare. È un torinese, per la precisione, è nato a Pinerolo, no? E quando poi sarà partigiano, il partigiano Maurizio nasce proprio dalla chiesa che c'è sul colle di Pinerolo, dove lui è nato, famiglia mazziniana, iscritto a lettere, come molti della sua generazione affascinato dalla Prima Guerra Mondiale. La vive come l'evento che possa in una qualche maniera avviare una rivoluzione nel paese, soprattutto una rivoluzione anti-giolittiana. E nel primo dopoguerra, come molti della sua generazione che hanno esperienze analoghe alle sue alle spalle, cioè uomini di studio, uomini di lettere, faticano, e uomini che hanno fatto la Prima Guerra Mondiale, a percepire la pericolosità del fascismo fin dalle origini. Perché in realtà per lui, come per lo stesso Rosselli, come per molti altri, il vero nemico nell'Italia del dopoguerra è Giovanni Giolitti più che Mussolini. Ecco, lo scarto poi è con l'uccisione di Matteotti, e allora per molti di loro un impegno diretto dentro Giustizia e Libertà. Non a caso la foto che ho messo lì, insomma, sono foto segnaletiche, perché per una lunga fase è anche lui un sovversivo. Ecco Parri, che guida il cosiddetto governo della resistenza tra il giugno del 45 e il dicembre del 45. Ecco, vale la pena riflettere su come si chiude. Ditemi voi quanto... Ah, quindi allora... Dicevo, sì, va bene... Sì, ok. No, dicevo, è interessante riflettere su come si chiude la vicenda del governo Parri nel dicembre del 1945. Carlo Levi ha scritto un libro che si intitola L'orologio, dove racconta l'Italia che esce dalla guerra e che si affaccia appunto al dopoguerra, e c'è una parte in cui si descrive proprio la conferenza stampa con cui Parri di fatto lascia il suo incarico di Presidente del Consiglio. E come festeggiano, mi pare ci sia la figura dell'usciere che viene soprattutto utilizzata, no? Come festeggiano le burocrazie dello Stato. Che in realtà il timore, perché Parri, ancora di più che Di Bonomi prima di lui, insiste molto sul tema della defascistizzazione, dell'epurazione, è una sponda dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo. Si attiva una dinamica di questo tipo che è di straordinaria importanza. Ecco, uno dei motivi per cui Parri poi sceglie di dimettersi, cioè questa crisi di governo, è perché il ministro della Marina, che è un liberale, si oppone a una richiesta che viene proprio da Mauro Scoccimarro, che è l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, di avviare un procedimento di epurazione contro 3 ufficiali della Marina italiana. Ecco, in realtà il ministro liberale, il ministro della Marina De Courten, è un po' una maschera. Sta lì, ma in realtà c'è qualcun altro che muove le leve. E questo qualcun altro che muove le leve è un militare, il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che è Giovanni Messe, ufficiale italiano di lungo corso, che spende anche di fronte agli alleati un buon pedigree, nel senso che è stato costretto a guidare l'Armir in Russia, ma in realtà l'ha fatto contro il suo volere, perché non avrebbe voluto mandare gli alpini a combattere a fianco di Hitler nel corso dell'operazione Barbarossa, e che nel febbraio del 45 stila un memoriale che mette a disposizione di Bonomi e di De Gasperi, nel quale si dice: dobbiamo avere davanti degli obiettivi, uno di questi è salvare le forze armate, che sono una garanzia di continuità dello Stato e di pacificazione nazionale. Questo concetto, questa parola d'ordine che ritorna all'Italia di quegli anni, no? Uno pensa subito all'amnistia di Togliatti del 22 giugno del 46, ma è un lemma che sta proprio dentro i dibattiti politici di quegli anni. E quindi comincia, insomma, attorno alla crisi del governo Parri, uno sguardo utile per ragionare di come le burocrazie dello Stato,
siano uno degli elementi assolutamente di resistenza rispetto a questa transizione. E giocano un ruolo politico tutto loro, non è, come dire, Democrazia Cristiana, le sinistre, chiaro che stanno da quella parte lì. Però c'è un'autonomia dei magistrati, dei diplomatici, dei militari, dei dipendenti del Ministero degli Esteri. Claudio Pavone scrive nel 72 un saggio sulla continuità dello Stato che è straordinario da questo punto di vista. Non è un processo storico fisso, è una dialettica. Perché lo scrive nel 72? Perché siamo nel pieno della strategia della tensione, quindi si pone il problema di come corpi e burocrazie dello Stato, più che riconoscersi nella Costituzione, continuano a riconoscersi in qualcosa d'altro. È una tematica su cui la storiografia negli ultimi anni, insomma, negli ultimi 5-6 anni ha lavorato e comincia a lavorare molto. Perché non l'ha fatto prima? Perché mancavano le carte. Ora, finalmente si può andare all'archivio centrale dello Stato, negli archivi di Stato, studiare le carte dei processi per collaborazionismo, i fascicoli personali dei magistrati, dei diplomatici, e si comincia a ricostruire un quadro completo. Cito l'ultima biografia, Giuseppe Pieche, che è un nome che non vi dirà niente, è un alto funzionario del SIM, del Servizio Segreto Militare, che combatte in Spagna, che combatte nei Balcani, è l'uomo del dialogo con Ante Pavelic per l'esercito italiano. Era un, come dire, esponente del neo governo croato, capo della milizia Ustascia, che collabora con gli italiani nelle pratiche di deslavizzazione forzata che avvengono nel 41-42, insomma, in quel frangente. Ecco, Pieche rientra in Italia nella primavera del 1943, attraversa il 25 luglio e l'8 settembre, tutto sommato in maniera abbastanza pacifica. Poi nel novembre del 44 Scocimarro dice: ma insomma, questo è un criminale di guerra, allora vogliamo aprire un procedimento di epurazione nei suoi confronti. Bonomi lo difende. Questa persona fa come fanno moltissimi in quel frangente, si colloca a riposo per conto proprio, così in questa maniera riesce a sfuggire alla procedura di epurazione. Viene poi recuperato da De Gasperi a fine del 1946, lo mette a capo della protezione civile. Di lì a un paio d'anni diventa un funzionario della presidenza del Consiglio dei Ministri, che nel 1948, dopo le elezioni del 18 aprile, gli affida un compito importantissimo: la gestione delle carte del casellario politico centrale. Uno degli strumenti repressivi creati dall'Italia liberale, sistematizzati dal fascismo, che contrariamente a quello che si pensa funziona per tutti gli anni 50. Quando uno pensa al Calamandrei del 55, quali sono le forze che ci impediscono ancora di avere un'attuazione piena della Costituzione, le garanzie individuali, oggi se uno va all'archivio di Stato di Pisa trova dei fascicoli del CPC datati 52, 53, 54. A chi sono rivolti? Sindacalisti, militanti del Partito Socialista, militanti del Partito Comunista. Si citava prima quel grand'uomo di Carlos Muraglia, all'inizio degli anni 50 è a Pisa, se non sbaglio fa anche l'assessore alla giustizia della provincia di Pisa, e difende molti di queste persone che vengono licenziati per il loro impegno politico, per esempio alla Piaggio, alla Saint-Gobain. Penso che in quella fase lì, insomma, è un 25enne, forse un 30enne, ecco, ora facendo i conti. Quindi, come dire, si tocca qui già una questione di grandissima importanza, che è quello dell'attuazione della Costituzione. Ultimo elemento, e qui mi fermo perché l'ho fatta troppo lunga, avrei voluto riflettere su un ultimo sguardo, perché naturalmente l'Italia del 45-46 è anche questo insieme di difficoltà, ma è anche il ritorno della democrazia, dell'opinione pubblica, delle discussioni politiche. Ci sono biografie lunghe degli antifascisti che hanno tenuto botta per tutti gli anni 30 e che finalmente proseguono il loro impegno da questo punto di vista. Gli italiani vanno alfabetizzati alla politica. Finalmente è anche la stagione della parità dei diritti, almeno per quello che riguarda la democrazia formale, cioè il diritto di voto tra gli uomini e le donne.
E quindi avevo pensato di chiudere con una riflessione su questo. Qui c'erano delle slide sugli esiti del voto del 2 giugno del 1946, insomma, soprassediamo qualche volantino di chi è che sostiene la Repubblica e chi è che sostiene la monarchia. La chiudo con questa slide, scusandomi appunto per aver accorciato moltissimo nella parte finale, per riflettere appunto su questa stagione di finalmente protagonismo delle donne, l'attesa del voto che rimandava quantomeno all'inizio del Novecento. Per uno strano scherzo del destino, il primo provvedimento approvato che prevedeva il diritto al voto delle donne l'approva Federzoni, che è ministro dell'interno fascista nel 24, per quello che riguarda il voto amministrativo. Poi, facendo la riforma dell'istituto podestarile, di fatto, anche se c'erano dei requisiti molto 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 precisi, e ci saranno 21 donne, come sapete, elette alla Costituente, su 226 mi pare candidate, più o meno un 10%, alcune giovanissime come Teresa Mattei. Per loro quindi il momento della scelta è la Resistenza, il 43, il 44 e il 45. Lei gappista è comunque legata per esempio alle attività che portano all'uccisione di Gentile a Firenze. Altre che sono molto più adulte, insomma, Angelina Merlin è del 1887, quindi è stata una militante del Partito Socialista. Lo stesso la moglie di Luigi Longo, che è una militante del Partito Comunista a Mosca per tutti gli anni 30 e poi dopo in Spagna. E attorno naturalmente a queste 21 biografie, ecco, qui avevo messo sia riferimento al sito del Senato che a un volume pubblicato dalla Terza sul voto alle donne. È importante continuare a lavorare sulle biografie, provare a raccontarle soprattutto ai più giovani, delle molte che vanno nei consigli comunali e che proseguono il loro impegno nel periodo precedente alla guerra in questa Italia che ha recuperato la democrazia. Forse Gabriele ha riconosciuto quella fotografia che sta lì a sinistra. No, è la figlia di Primetta Cipolli, che è una, appunto, donna antifascista che è costretta ad emigrare per la violenza fascista, che perde il marito sul fronte dell'Ebro in Spagna e che rientra in Italia nel 1944, consigliera comunale a Livorno, assessore all'istruzione a Livorno, è stata intitolata alla sala del consiglio comunale di Cecina. Ho avuto occasione di seguire una bella tesi su questa donna a partire dalle memorie della figlia, da alcune carte scritte. Ripeto, ecco, continuare a lavorare sulle biografie è fondamentale per restituire il senso anche problematico di quella stagione, soprattutto ai millennials, che vuol dire per esempio mio figlio, che è del 98, che ha 20 anni e che tutto sommato, anche in conseguenza del lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni, hanno un feedback su fascismo, nazismo, i totalitarismi, ma come si arriva agli anni della Repubblica effettivamente lì faticano molto molto di più, e quindi è uno dei terreni su cui si deve continuare a lavorare. Grazie. Dite, volete, si procede, che si fa un paio di, se volete intervenire, dire due domande e poi facciamo intervenire Elena, o si procede con Elena, con la professoressa Bindi? Va bene, allora andiamo avanti con Elena. Allora Elena Bindi, docente di diritto pubblico all'Università di Siena e quindi studiosa. Allora, il mio compito stasera è sicuramente più agevole, visto che la premessa che ha fatto il collega vi ha già inquadrato il momento costituente. Mi riallaccio quindi alle cose che ha introdotto, ripartendo proprio dal momento, lo ha citato, della prima Costituzione provvisoria a seguito del congresso di Bari, dei comitati di liberazione nazionali. Lui ha infatti citato questo regio decreto del 44, del giugno del 44, che fu definita la prima Costituzione provvisoria.
Perché parto da quella per poi fare arrivare velocemente all'Assemblea Costituente e capire alcune scelte? Perché in quella prima Costituzione provvisoria era stabilito una cosa che poi fu rivista nella seconda Costituzione provvisoria, che è invece del marzo del 1946. Cosa si era deciso in quel primo Costituzione provvisoria? Si era deciso che la questione istituzionale, ovvero monarchia o repubblica, dovesse essere scelto dall'Assemblea Costituente. Era l'Assemblea Costituente che doveva decidere se accogliere come forma di Stato la monarchia oppure la Repubblica. Altra cosa che era prevista in questa prima Costituzione provvisoria e che aveva creato anche molte aspettative anche tra gli stessi azionisti, penso a Parri, a Calamandrei, a Lussu e anche ad altri, era la potestà legislativa per l'Assemblea Costituente, cioè l'Assemblea Costituente avrebbe dovuto non solo scrivere la Costituzione, ma anche porre le basi delle prime grandi riforme economico-sociali. Queste scelte fatte nella prima Costituzione provvisoria saranno, che è del giugno del 1944, questo Regio Decreto 151, furono riviste nel 1946, nel marzo del 1946. Sono tantissimi motivi, ovviamente, visto che devo fare una carrellata sulla nostra Fondazione della Repubblica, la nostra Assemblea Costituente, non posso soffermarmi più di tanto, però velocemente uno dei motivi per i quali si decise di rivedere questa scelta, e fu molto combattuta la cosa e avversata anche dagli azionisti, ma non solo dagli azionisti, anche da socialisti, fu quella appunto di spostare la scelta se monarchia o repubblica su un referendum invece per alleggerire il dibattito in Assemblea Costituente. De Gasperi appoggiò questa soluzione per una serie di motivi, proprio semplificando, prima di tutto perché De Gasperi sapeva benissimo che all'interno del suo partito non vi era un'uniformità di vedute e temeva la spaccatura. Poi vi erano anche, non da non nascondersi, le pressioni fatte dagli alleati. Gli inglesi preferivano una forma di Stato monarchica in Italia e anche gli americani la vedevano come una garanzia di maggiore continuità con il passato. Quindi anche proprio per fronteggiare le forze di sinistra che in quel momento sicuramente avevano un grosso peso anche numerico nel paese. E allora si preferì alleggerire l'Assemblea Costituente da questa scelta, avrebbe potuto portare ad una spaccatura, e la seconda Costituzione provvisoria del marzo del 1946 attribuì questo potere di scelta a un referendum che poi si svolgerà il 2 giugno, come tutti sappiamo. E anche sul fatto del potere legislativo all'Assemblea Costituente, non solo il potere di scrivere la Costituzione, fu rivisto questo passaggio, però su questo passaggio ci fu una grossa battaglia, sempre di Calamandrei e di altri, per cui poi alla fine conservò l'Assemblea Costituente questo potere, ma poi non lo esercitò, lo delegò al governo. Quindi questo è un momento importante della nostra Repubblica, la scelta di non attribuire all'Assemblea Costituente questa scelta, proprio perché si pensava che fosse anche più facile far passare la scelta sulla monarchia. E per questo Calamandrei ed altri si scagliarono, perché erano ben consapevoli che sicuramente in Assemblea Costituente sarebbe prevalso una soluzione a favore della Repubblica. E quindi ci sono molte pagine di Calamandrei, non solo, contro questa soluzione. Sappiamo tutti che poi invece il 2 giugno, come ci ricordava appunto il suffragio universale femminile, ecco un altro dei motivi per cui anche Calamandrei ed altri, gli azionisti, vedevano con paura il voto femminile, il suffragio, perché temevano, e molti giornali anche dell'epoca mettono in evidenza questo aspetto, che poteva il voto femminile essere un voto che avvantaggiava la monarchia. Così non fu, però lo scarto non fu tantissimo, lo ricordavamo stamattina, lo scarto a favore della Repubblica, però appunto il 2 giugno passò questa soluzione.
Non l'Assemblea Costituente in contemporanea, sempre il 2 giugno, fu eletta, 556 membri, ci ricordava 21 donne in Assemblea Costituente, e un aspetto che non abbiamo trattato stamattina è come si organizzò l'Assemblea Costituente, come si strutturò, come lavorò. L'Assemblea Costituente, ovviamente il lavoro dell'Assemblea Costituente era già stato preceduto dal Ministero per la Costituente presieduto da Nenni, che aveva fatto già un'opera importante di ricerca anche di, a livello comparato, per vedere come funzionavano gli altri paesi. Però poi il risultato dei lavori del Ministero per la Costituente non, diciamo, non furono poi così utilizzati in Assemblea Costituente. Prima di iniziare i lavori nel plenum dell'Assemblea, ovviamente si dividero in tre sottocommissioni composte da 75 membri, tre sottocommissioni. La prima, che analizzò i rapporti civili e politici, cioè diritti civili e politici. La seconda, l'organizzazione dello Stato e quindi la scelta sulla forma di governo, che poi ora vedremo velocemente. La terza, rapporti economici. Molti misero in luce che forse la parte dei partiti politici, proprio come momento di snodo, di collegamento tra il corpo elettorale e l'organizzazione del potere, forse doveva essere trattata in secondo sottocommissione nell'organizzazione del potere, però prevalse poi la scelta diritti politici di trattarla nella prima sottocommissione, quindi secondo alcuni si perse un po' anche questa possibilità di analizzare questo aspetto insieme alla forma di governo. Velocemente sulla seconda sottocommissione, sulla prima oggi mi ci sono soffermata stamattina sul ruolo delle norme programmatiche, sulla seconda sottocommissione ci interessa perché ci fa capire un po' anche la storia dei nostri giorni, cosa si decise in Assemblea Costituente. Ovviamente nella sottocommissione, la seconda, si è dibattuto sull'organizzazione del potere, alcune cose passarono abbastanza de plano, penso all'organizzazione della magistratura, e lì fu importante il ruolo appunto di Calamandrei, questa è una delle poche cose, diciamo, delle proposte di Calamandrei che passò, perché le altre spesso rimase in minoranza, Piero Calamandrei. L'organizzazione della magistratura, l'indipendenza della magistratura fu voluta e portata avanti da tutte le anime dell'Assemblea Costituente, perché non ho detto, però volendo semplificare, l'Assemblea Costituente era formata da tre anime, la cattolica, l'anima di sinistra, quindi che poi se si pensa al fronte popolare, comunisti e socialisti avevano la maggioranza numerica e come seggi erano più forti rispetto anche alla Democrazia Cristiana, e poi l'anima liberale, che era un po' un insieme di varie anime. Ecco, le tre anime sulla magistratura ci fu abbastanza il consenso, sulla forma di governo ci fu ovviamente un dibattito abbastanza acceso, già in seconda sottocommissione. Calamandrei aveva un po' il modello degli Stati Uniti, quindi forma di governo presidenziale e uno Stato federale. Portò avanti un po' questa battaglia, però fin da subito, in seconda sottocommissione, il famoso ordine del giorno Perassi, siamo il 5 settembre del 1946, quindi all'inizio delle attività dell'Assemblea Costituente, delle seconde sottocommissione, si decise per la forma di governo parlamentare. L'anima più, diciamo, comunisti guardavano con favore anche alla forma di governo assembleare, per intendersi il modello francese della Quarta Repubblica, con tutto il potere politico, decisionale, di indirizzo politico concentrato nelle Camere elettive. La forma di governo parlamentare è un po' il modello, un po' quello anglosassone, inglese, però diciamo un po' rivisto, invece vedeva il centro della scelta politica nel binomio governo che ha la fiducia delle Camere e Parlamento. In seconda sottocommissione prevalse questa opinione, l'ordine del giorno Perassi fu proprio la scelta di accantonare altri tipi di forme di governo, non si parlava di repubblica, diciamo, semipresidenziale, perché è un modello che poi si affermò nel 58 in Francia con la Quinta Repubblica. Quindi i modelli poteva essere quello direttoriale svizzero,
portato avanti ad esempio da Paolo Barile, da alcuni azionisti, il modello presidenziale e il modello parlamentare o assembleare della Quarta Repubblica oppure parlamentare con il binomio della scelta nel raccordo Parlamento-Esecutivo. E fu questa la scelta. Calamandrei già in quei giorni, subito il giorno successivo all'ordine del giorno per Assi, aveva già capito che forse era meglio per l'Italia la forma di governo parlamentare, tenendo conto della frantumazione anche del corpo elettorale, varie, era la forma che vedeva più adatta a quel sistema sociale. Semmai, e quello prevalse in seconda sottomissione, cerchiamo degli strumenti per rafforzarlo questo esecutivo. Avevano di fronte la Francia che già dava segni di instabilità dell'esecutivo e quindi rafforziamo il potere esecutivo in che modo? Con degli strumenti, appunto la fiducia che può essere votata se si raggiunge determinati quorum, comunque forma di governo parlamentare. Questo ci fa capire anche perché dopo, quando sulla forma di governo si ritornerà a più riprese e anche nell'ottobre del 47, quindi per capirci un po' a ridosso di quella che era l'approvazione del testo finale, si decise di non rafforzare più di tanto la forma di governo parlamentare, quindi non avere un esecutivo forte, ma spostare il binomio sul Parlamento, e questo piaceva anche alle forze di sinistra che nel frattempo, ci ha già anticipato, nel marzo, nella primavera del 47, erano usciti dal governo del Paese. E quindi, anche se in Assemblea Costituente continuarono a lavorare in modo collaborativo, tutte le forze politiche pensavano a quel 18 aprile del 48 e quindi preferivano lasciare il centro decisionale nell'organo elettivo, sapendo anche i comunisti che molto probabilmente, non erano ancora sicuri, e lo stesso pensava la Democrazia Cristiana, potevano non andare al governo del Paese, e quindi spostare l'asse decisionale sul Parlamento rassicurava più tutti. Fu in questo momento, nell'ottobre del 47, che si decise proprio anche di lavorare non tanto sul rafforzamento dell'esecutivo ma sul potere del Presidente della Repubblica, cioè creare una forma, una figura di Presidente della Repubblica, e poi Amato definirà una figura fisarmonica, cioè lasciare delle norme in Costituzione relative ai poteri del Presidente della Repubblica che potessero dare a questo organo una capacità anche di intervento nei momenti di crisi. Quindi questo famoso articolo 92 che in questi giorni è tornato anche agli onori della cronaca, cioè ovviamente che nomina il Presidente del Consiglio su proposta di questo i ministri, proprio per se tutto nella logica funziona con equilibrio tra i poteri, il Presidente, come si dice, diventa un notaio, diventa un garante che non ha poteri di indirizzo politico. Però si volle creare al tempo stesso, pensate al potere di scioglimento delle Camere, un potere presidenziale controfirmato dal Presidente del Consiglio, quindi anche quello atto complesso. Pensate alla formazione del governo, quindi il momento di avvio della forma di governo, il momento di crisi, di risoluzione della crisi, abbiamo atti che la Costituzione richiede controfirmati dal Presidente del Consiglio, quello entrante se si parla di formazione del governo, quello uscente se si parla di scioglimento, però atti che sono frutto dell'unione di queste due volontà. Quindi fu una scelta voluta, ci fu infatti un bel intervento sul punto, ce ne furono tanti, ma di Giorgio Amendola in Assemblea Costituente, che disse che era giusto non delineare troppo la forma di governo parlamentare, ma lasciare la messa a punto alle forze politiche e al loro equilibrio. Altre scelte in Assemblea Costituente caratterizzanti la nostra Costituzione, stamattina abbiamo parlato dei diritti, sono quelle relative ovviamente alla forma di Stato, all'organizzazione del potere, perché ricordavo stamattina che la nostra Costituzione è proprio strutturata in due parti sul modello francese della Rivoluzione, l'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, che per avere una Costituzione occorre avere una parte dedicata ai diritti e una parte dedicata al potere, cioè all'organizzazione del potere, che non era una cosa così scontata. Nel secondo dopoguerra sì, questo era il modello di Costituzione, ma se pensate alla Costituzione degli Stati Uniti del 1787, che aveva come modello, diciamo,
si ispirava alla separazione dei poteri di Montesquieu, non ha un catalogo dei diritti, sono stati aggiunti con gli emendamenti, però il modello era organizzazione del potere centrale, organizzazione del potere verticale, articolazione territoriale. Invece ovviamente l'Italia, modello tipico delle costituzioni europee, comunque di ispirazione francese, due parti. L'organizzazione del potere, giustamente lo diceva nell'introduzione, sono parti strettamente collegate che si influenzano e quindi quando abbiamo posto mano al titolo quinto sicuramente ci sono state poi ricadute anche sulla parte della tutela dei diritti. Però comunque è prevalsa ormai in Italia l'idea che la seconda parte si può riformare, la prima insomma no, però sono strettamente collegate queste due parti. La parte dell'organizzazione del potere quindi è una parte, come vi dicevo, caratterizzata da una forma di governo parlamentare con un rapporto titolo terzo governo e Parlamento, in cui però nei momenti di crisi si inserisce questa figura di garante, il Presidente della Repubblica. Abbiamo un titolo quarto sulla magistratura, indipendenza della magistratura, ovviamente, come vi ho detto, un momento condiviso da tutti i costituenti. Ci hanno detto, chi mi ha preceduto ha detto così bene, da dove siamo venuti, e quindi una magistratura indipendente era considerato l'elemento vitale di uno Stato democratico. Il partito fascista, già dopo la marcia su Roma, già aveva cominciato a operare per, diciamo, minare l'indipendenza. Basti pensare alla sostituzione del procuratore della Cassazione, il caso Mortara nel 23, oppure anche allo scioglimento dell'Associazione dei Magistrati del 21 dicembre del 40, del 24, e quindi subito lo scioglimento a Livorno, a Pisa, nelle prime città. Quindi la magistratura, per come poi aveva operato anche nell'attuazione delle leggi razziali, insomma, non dava poi queste garanzie di indipendenza, quindi si voleva cambiare profondamente e creare un organo di autogoverno della magistratura, CSM, quindi proposta di Calamandrei su cui tutte le forze politiche hanno concordato. Altro elemento caratterizzante su cui ci fu un ampio dibattito in Assemblea Costituente è il titolo quinto. Darsi una forma di Stato accentrata, darsi una forma di Stato federale o regionale. Come sapete la scelta cadde. Non fu una scelta così che andò così de plano, ci fu un ampio dibattito, cadde comunque su quella che era la proposta portata avanti in particolare dalla Democrazia Cristiana. Però su questo aspetto le forze di sinistra inizialmente avevano come modello ovviamente uno Stato accentrato come modello di riferimento, appunto quel modello esportato da rivoluzionari francesi e modello napoleonico. All'inizio le sinistre ovviamente non erano d'accordo su un'articolazione del potere, quindi dare alle regioni anche la funzione legislativa. Però poi cambiò molto l'atteggiamento con la fuoriuscita dal governo centrale primavera del 47, e quindi già sapevano, pensavano di riuscire a livello regionale di recuperare un potere da cui forse sarebbero stati esclusi a livello centrale, e quindi già dalla primavera del 47 cambiò l'atteggiamento, tanto che poi, ora non possiamo fare la storia dell'attuazione della Costituzione, però ovviamente la Democrazia Cristiana ha avuto la maggioranza nel paese, conservata per anni, impedì l'attuazione del titolo quinto, e quindi le leggi per l'elezione dei consigli regionali sarà solo del 68, e poi porterà alla nascita delle regioni a statuto ordinario, quelle speciali, alcune precedono addirittura l'entrata in vigore della Costituzione. L'altro elemento caratterizzante, su cui anche su questo ci fu una spaccatura tra le varie anime, poi appunto sappiamo bene trovarono un consenso e approvarono questo testo costituzionale quasi all'unanimità, a larghissima maggioranza, è l'introduzione di una Corte Costituzionale. Quindi siamo già alla parte finale della Costituzione, al titolo sesto, Corte Costituzionale e revisione costituzionale. Perché le forze di sinistra vedevano con... sono tante le motivazioni
Però ci fu un intervento di Togliatti famoso, ma chi sono questi 15 giudici seduti al Palazzo della Consulta che possono dichiarare incostituzionale quello che è il frutto dell'espressione della volontà popolare del Parlamento, l'organo elettivo? Anche perché, anche tra i socialisti, infatti anche Nenni, poi un po' cambiò idea, però vedevano con paura un organo costituzionale, un po' memori del ruolo che aveva avuto la Corte Suprema negli anni 30 negli Stati Uniti di impedimento del New Deal di Roosevelt e dell'azione di riforma anche a livello economico. Quindi per una serie di motivazioni le sinistre, e questo non lo cambiarono, questo atteggiamento neppure con... rispetto alle autonomie locali ci fu un'evoluzione dopo la primavera del 47, le sinistre furono sempre molto perplesse, comuniste. E in effetti quando poi la Costituzione incominciò, entrò in vigore, la Corte Costituzionale fu attuata nel 56 e tra le prime sentenze dichiarò incostituzionale la riforma agraria, Togliatti disse: avevo ragione io a non fidarmi di questo organo composto da tecnici, anche se poi sappiamo benissimo che invece per tanti aspetti la Corte Costituzionale, se potessimo ricostruire l'evoluzione dell'attuazione della nostra Costituzione, ha avuto un ruolo determinante proprio anche nella promozione dell'attuazione di questo testo costituzionale. Quindi questo proprio per parlare un po' di quella che è la struttura della nostra Costituzione. Quando parlo dei grandi partiti, ovviamente non parlo del Partito d'Azione, noi spesso citiamo Calamandrei, ma lo stesso Lusso, grandi personalità, ma erano 7 gli azionisti, e quindi personalità importanti, però rispetto ad altre figure non avevano sicuramente un seguito numerico e poteva, però avevano la capacità di far ragionare, riflettere, confrontarsi e magari orientare anche gli altri partiti. Non ci riuscì Calamandrei sull'articolo 7, tutti sapete la battaglia che ci fu sull'articolo che regola rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica e soprattutto la costituzionalizzazione dei patti lateranensi, l'articolo 7, ma qui il discorso sarebbe lungo. Visto che la serata è abbastanza... Volevamo chiudere fra poco, ovviamente non vi faccio tutta la parte dell'attuazione della Costituzione, solo 3 parole per arrivare a quelle che sarebbero stati i giorni nostri, ma io ovviamente mi fermerò alla prima legislatura. Questa Costituzione, l'abbiamo detto stamattina, era piena di grandi promesse. Si sperava da parte di alcuni che già i costituenti, prima di sciogliersi, cominciassero a gettare le basi della prima attuazione della Costituzione. Infatti sulla Corte Costituzionale che si decise di non attuarla subito, ovvero nel testo costituzionale non si scelse qual era la modalità per arrivare alla Corte, se arrivarci in via d'azione, non ve la faccio lunga. Però l'Assemblea Costituente, prima di sciogliersi, approvò la legge per i ricorsi alla Corte, quindi c'era una volontà di attuarlo, questo organo di garanzia. Però poi la prima legislatura repubblicana, con ovviamente sappiamo bene quali sono stati i risultati delle elezioni del 18 aprile del 48, ha portato, quello è stato definito sempre a Calamandrei, l'ostruzionismo di maggioranza, cioè una volta vinte le elezioni politiche, quelle forze politiche come la Democrazia Cristiana, che avevano combattuto strenuamente per l'introduzione di alcuni istituti, pensiamo alle autonomie locali, alle regioni, pensiamo alla Corte Costituzionale, operarono per rallentare l'attuazione di questi aspetti, di questi istituti costituzionali. Per le regioni soprattutto ci fu una volontà di evitare di creare delle articolazioni territoriali nelle quali sicuramente avrebbero avuto in alcune regioni la maggioranza le forze di sinistra. Per la Corte Costituzionale, secondo alcuni, ci fu proprio delle difficoltà tecniche di mettere a punto un organo che era un nuovo, un unicum nel nostro ordinamento, un organo nuovo, l'ospite in attesa l'ha chiamato Kelly. Fatto sta che fino al 55, fino all'elezione di Gronchi,
fino a che non è fallito anche quel tentativo posto in essere dalla Democrazia Cristiana con l'appoggio dei socialdemocratici di Sarga di introdurre un premio di maggioranza, la cosiddetta legge truffa o trucco come chiamo Andrei, cioè quello era un premio di maggioranza che è molto diverso a quello che conosciamo oggi, perché si dava un premio di maggioranza, le forze politiche avrebbero avuto la maggioranza assoluta dei voti e quindi gli si dava un premio per arrivare quasi a un 62%. Quindi qual era il timore di Calamandrei, di altri, Bobbio, che, ma non solo, Codignola che fu espulso da socialisti perché si oppose a socialdemocratici, scusate, a Saragat nella scelta di appoggiare questa legge, la cosiddetta legge Scelba, detta truffa. Perché si temeva che attraverso questo premio di maggioranza queste forze politiche avrebbero avuto i numeri per modificare la Costituzione senza poter chiedere il referendum confermativo, perché voi sapete il 138 della nostra Costituzione, se le forze politiche riescono in seconda deliberazione ad avere la maggioranza dei due terzi dei voti nelle Camere, possono modificare il testo costituzionale senza che il corpo elettorale possa chiedere, o altri che hanno diritto, un 5 consigli regionali o 500.000 elettori o un quinto dei membri delle Camere, le minoranze, possono chiedere il referendum confermativo. Quindi dopo il fallimento fu un momento di grande rinascita di quel percorso di attuazione della Costituzione. Le elezioni di Gronchi, nel suo messaggio di insediamento, disse che voleva come prima cosa attuare la Corte Costituzionale. Ci fu un'attuazione di quegli istituti fondanti, penso al CSM, l'organo di autogoverno, che è del 58, la legge istitutiva. Si è citato prima le partecipazioni statali, il Ministero creato nel 56, elemento importantissimo. Corte Costituzionale 56. Vedete che finito diciamo, la prima legislatura, il centrismo di Gasperiano, il bisogno anche di aprirsi un po' alle forze socialiste sinistra, ci fu una volontà di porre le basi di quell'attuazione della Carta Costituzionale che poi da questo primo passaggio di promozione, diciamo, di attuazione degli istituti fondanti, poi si passerà agli anni 60 l'attuazione del momento, diciamo, della prima parte dei diritti sociali. Basta pensare non solo alle regioni, ma alla legge di attuazione del referendum abrogativo. Fino al 70 non si poteva chiedere nel nostro paese. Se si pensa allo Statuto dei lavoratori, legge 300 del 70, e non solo. Quindi, piano piano, con ancora alcuni pezzi da attuare, o a volte siamo un po' ritornati indietro, anni 70, basta pensare anche al Servizio Sanitario Nazionale, cioè grandi riforme che cominciarono a realizzare quella che era stata definita a Calamandrei una rivoluzione promessa, di cui le forze di sinistra si accontentavano invece di fare la rivoluzione con le armi del diritto nel momento dell'Assemblea Costituente. Vi ringrazio. Posso solo dire che credo di interpretare l'uditorio, vi saremmo stati a sentire fino a notte fonda. È stato un pomeriggio interessantissimo, vi ringrazio davvero, non conoscevo, l'ho conosciuta solo oggi, la dottoressa, ho avuto occasione di sentire altre volte brevi interventi del dottor Furvetti, ma mi sono piaciuti entrambi e veramente ho imparato tanto. Grazie, ci avete dato uno spaccato interessante. Un solo rammarico, che il Comune di Piombino ha deciso che questa è l'ultima delle cerimonie, chiamiamole così, delle occasioni di celebrazione del 2 giugno, ma potremmo protrarre e prevedere altri incontri. L'Istoreco, penso di poter dire, ci starebbe. Ecco, allora mi fa piacere. E con questo, scusate se l'ho messa un attimo per rilassare un po' su qualche battuta, ma non era certo una battuta, l'apprezzamento sincero e convinto di quello che è stato un bellissimo pomeriggio. Grazie davvero, grazie al Comune di Piombino, non l'ho detto, ma insomma lo davo per scontato. Grazie.
grazie a tutti e noi confermiamo che non, finché ci siamo noi di queste cose continuiamo a, non a discutere ma proprio a lavorare, a studiare e a incontrarci. Se poi le scuole, il gruppo memoria, gli studenti, i docenti hanno anche delle proposte, di, delle richieste di lavoro, di studio, di incontri, di piccoli anche eventi, ce lo dite. Comunque Istoreco con noi è assolutamente in coordinamento continuo, i programmi continueranno con eventi sulla fine del, insomma, l'anno della fine della Prima Guerra Mondiale come grande evento anch'esso della nostra storia novecentesca e contemporanea, che tanto ha segnato degli eventi di cui abbiamo parlato anche oggi. E quindi il prossimo appuntamento già fissato è su questo qui, su questo tema. Però noi siamo qui e ve lo diciamo con grande franchezza, l'assessorato alla cultura e l'archivio storico sono a vostra disposizione, delle associazioni, delle scuole e di tutte le dei luoghi in cui insieme anche facciamo lavoro sulla memoria e sulla conoscenza della storia, per arricchire la progettazione in atto. Che io ho citato solo l'evento sulla, gli eventi sulla Prima Guerra Mondiale, ma ce ne sono altri appunto minori già in corso con l'archivio, con la biblioteca. Ma Istoreco è uno degli strumenti con cui collaboriamo più volentieri e anche con più gioia e soddisfazione, perché c'è questo tema: la storia non è rievocazione, è strumento di analisi, comprensione, ricerca. E il gruppo degli storici, voi avete visto, avete sentito Matteo Caponi il 25 aprile, oggi avete sentito il professor Farbucci, Fulvetti, scusate, io non so perché questo nome non mi entra, ora mi picchierà, è tutto il giorno che me lo tengo davanti per vederlo, poi ho voluto cercare di dirlo senza... No, non avrei mai osato, però io per me, cioè, vabbè, non lo so, è come quelli che mi chiamano Patrizia invece di Paola, mi chiamano sempre Patrizia, quindi vuol dire che è un problema di assonanza. No, io credo che abbiamo tutti avuto chiara la percezione dell'importanza del contributo, no? Quando incontri chi ti dà, chi ti trasmette un suo patrimonio di studio, di conoscenza e ti permette quindi di andare a cercare i libri, di andare a stanare dentro di te i nodi su cui ti interroghi. Insomma, la ricerca degli studiosi che Istoreco sempre ci mette a disposizione è importante, e noi ringraziamo l'Istituto per questo e vi ringraziamo Elena e Gianluca per questa giornata. Grazie.